esprit des gagnants de la compétition. This is the question, right? What is wrong? Navi, we're gonna have to fly back playing LCQ. I hope you're confident enough that we're gonna show the best possible level. And from my side, I can promise. Everyone's gonna try hard. I think everyone should just focus on themselves and play the best game they can. Never bring yourself down. Keep the mental high and you can just make impossible possible. Gives everyone a chance to improve on what they've made wrong this season, so it's always good. Even if we lost, they were like cheering for us and saying that we can get back. There's still something we can achieve, and we're gonna try to learn from our mistakes here, you know. Ben ritrovati a tutti qui sui canali Valiga underscore IT e Valorant Challenges IT per quello che è l'ultimo evento prima del Champions. Non l'ultimo, ma l'ultimo che porta al mondiale, assolutamente true. Il Last Chance Qualifier, che come il nome suggerisce è l'ultima occasione che si ha di strappare un biglietto di partecipazione al Champions e che, grazie ai Fanatic, ancora una volta, dal lock-in al Masters, grazie a loro, andiamo a conferire alla nostra macro regione dell'EMEA un altro biglietto d'accesso. Quindi saranno i grand finalist di questo torneo a 6 squadre per il momento, che andrebbero quindi al Champions. A 6 squadre al momento, però. Vuoi spiegare tu il formato, Etru? Vuoi lanciarti tu un po' nella spiegazione di quello che è il formato? È un elimination bracket che dal prossimo turno, quindi dal 20, sarà un double elimination bracket, dove Heretics, KOI, BBL e Karmin Corp rischieranno, nel caso, anzi, proveranno, nel caso di sconfitta, l'eliminazione dal torneo stesso. Il vincitore di Team Heretics e KOI, come vedete, andrà contro i Na'Vi, BBL contro Karmin Corp andrà contro i Giants. Da lì, da domani, ci sarà un double elimination bracket, dove, come sempre, sia nella finale di loser che nella grand final, ci saranno best of five. Già, di fatto poi le finali che ci interessano sono l'upper e la lower, no? Perché appunto i grand finalist, entrambi sì. I grand finalist arriveranno al È Champions. Solamente un discorso di seeding, diciamo, il 23, esatto. Cioè giochi per essere il terzo seed o il quarto seed. Esatto, che comunque ha i suoi benefit, perché poi quando ci sarà la lotteria dell'allestimento del group stage, come sappiamo, non è male trovarsi ad essere un seed alto. Più sei alto tu come seed, più la formazione del gruppo è improntata sul darti squadre più deboli, nel senso che ovviamente ogni gruppo, pensando ad esempio all'ispirazione del formato mondiale di League of Legends, ha un primo seed, un secondo seed, un terzo seed, un quarto seed. Naturalmente se tu sei quel primo seed, poi chi ti arriva dietro è destinato ad essere più debole di te. Così funziona. Allora, o succede come su League of Legends, che a un certo punto i team più forti trollano e diventano quarto seed e tu gli succede. Dici... Perché dovevo... Che trollano i team è proprio la natura del formato, no? Ogni tanto è il terzo seed del PL che arriva dal play-in, il terzo seed coreano, e non possono finire che esco con l'essere il quarto seed del gruppo perché sono arrivati tramite play-in. Infatti. Ma non è che siamo deboli. Fermo restando che voglio fare un piccolo punto, naturalmente. I Vitality, come vedete, non ci sono. Hanno deciso, dopo la scomparsa di Twisten, di non partecipare alla Last Chance Qualifier. Il team tutto... ha deciso di non voler partecipare. Naturalmente la perdita di un giocatore come Twisten, la perdita comunque di un essere umano, di una persona come Twisten, non permetteva di arrivare a questo evento nel modo psicologicamente migliore, quindi è giusto che abbiano fatto questa scelta. Ecco il perché rispetto a quello di altri, perché io faccio anche questo, dico anche questo, poiché in Americas e in Pacific vediamo 7 squadre all'interno del qualifier. Per quale motivo? Molto semplicemente c'era un turno precedentemente, il quale turno permette poi al team che vince di giocare contro il seed migliore del turno successivo. È un po' un discorso come se fosse un casino. Comunque, poi andate a vedere gauntlet, sì, un mini gauntlet di una partita per accedere al gruppo. Sarebbero dovuti finire in questo passaggio ulteriore, se la memoria non mi inganna, Karmin Corp e KOI. KOI. Sì, invece sì, non sì, ce n'è stata la necessità, sono direttamente filtrati nel bracket di LCQ. Quindi,
Abbiamo la prima serie, quella fra Heretics e Koi. Abbiamo subito il derby spagnolo, Wally. Questo è già un bel... Tra l'altro per l'unica, cioè per uno di due matchup da eliminazione direttissima c'è già il big match interno. Sì. Posso essere dire sincero? Sì. Sono contento. Ai. Perché, allora, non me ne voglia nessuno, ma queste due squadre insieme ai Carbon Corp, che vedremo dopo contro i ragazzi di BBL, hanno avuto una stagione veramente disastrosa. I Coin dovevano essere questo team buono, mezza classifica, al posto dei Giants, per farvi capire, nada de nada. I Heretics... lancerei solamente fiamme addosso agli Heretics, quindi sto zitto, come nella serie successiva per i Carmine Corp. Quindi, ecco, questa sono contento che queste tre squadre o mostrano qualcosa, e quindi si meritano il passaggio nel Double Elimination Bracket, o se no sono contento che quella che perde se ne va via, perché devi punire chi non performa, ecco. Allora, parto anch'io prevenuto, parto anch'io assolutamente prevenuto, perché sono due squadre che, ricordiamolo, in un torneo in cui soltanto due andranno a qualificarsi, partono decisamente con la zavorra ai piedi, partono da sfavorite. Dovendo proiettare un po' di ottimismo su entrambe le squadre, però voglio concentrarmi sul lato dell'acquisizione di Benji per quanto riguarda un team, per quanto riguarda gli Heretics. Uh-huh. Benji, giocatore che è passato alla storia dell'eSport per il suo periodo in maglia Energy durante i suoi anni di Fortnite, è stato poi un competitor del Surge, subito rubacchiato dagli Heretics proprio in questa fase di off-season che precedeva il Last Chance Qualifier, in vista del, quindi durante il periodo di disputa dell'Ascension. Mentre per quanto riguarda i Koi, la luce di ottimismo che voglio tracciare è quella delle primissime settimane, quella del debutto vincente contro i Na'Vi, quello del binomio Barbar e ovviamente Coldamenta a fare un pochino da perni tattici intellettuali di questo roster molto promettente. Poi nella chart dei migliori giocatori per performance individuali, comunque i Koi possono annoverare la presenza di Shadow, Strex e Starxo a giornate un po' alterne, quindi diciamo che il seme a livello tattico è stato piantato ormai mesi fa, la qualità del roster è indubbia. Chissà che questa non sia l'inizio dell'ennesima miracle run dell'anno sportivo di Valorant, in cui sono proprio i Koi a rappresentare un po' un dark horse. Naturalmente sto viaggiando con la fantasia, rimanendo più ancorati a terra e continuando a parlare di questa compilation di sei squadre, e gli occhi sono puntati ovviamente su quelle già in upper semi. I Natus vincere, dopo la deludente apparizione al Masters di Tokyo, e i Giants che sono sempre parsi, assieme ai Vitality, la squadra che potesse marcare stretto la zona alta della classifica EMEA Master. Diciamo che i BBL sono, insieme a quelle altre due squadre, il team, quindi con Na'Vi e Giants, i tre team che più puntano a questi due slot, fermo restando che Team Heretics e Koi, come i Carmine Corp, non voglio dire niente, cioè l'ho già detto, però facciamo che mi rifaccio un passo indietro. Non voglio dire niente, ho già detto troppo, infatti, sono i tre team a cui puntiamo il dito per chi dovrebbe arrivare in quella Grand Final. Poi, qualcuno qualche giorno fa ha chiamato di Gentlemates, ci ha fatto ricordare che non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco, ed è una cruda verità, perché poi può arrivare il momento in cui sei su una rampa di lancio e voli alto. Stavo riguardando anche le statistiche per farmi un'idea, perché stavo riguardando gli Heretics. Gli Heretics, l'unica mappa in cui si possono definire forti, è Lotus, giocata 6 volte col 67% di win rate. I Koi hanno una sola mappa che supera il 50%, si tratta di Pearl, giocato una volta, vinto una volta. Comprendete che queste due squadre hanno da dimostrare tanto. Sicuramente qui questo mese di stop, quindi parliamo del discorso del Master, da una parte è negativo perché non ti puoi allenare veramente con tutti, perché la maggior parte dei team sono volate a Tokyo avendo avuto 4 squadre, questo vuol dire che ce ne sono 6, sì ti alleni ma sono comunque squadre che in teoria sono più o meno della tua qualità, e comunque c'erano le finali delle varie VRL, quindi stiamo parlando di Rinascimento, Tempest, Polaris, East, Surge e tutto il resto. Da questo punto di vista quindi comprendi che il livello dovrebbe essere medio-basso,
però c'è da capire in questo mese, perché la cosa positiva è che puoi letteralmente prendere, cancellare tutto e sì, ricreare qualcosa. Esatto, è quello che infatti fa gola di questo torneo, no? Che paradossalmente con un colpo di spugna, un intero split a soffrire a fondo classifica, non entrare con queste maledette win durante il periodo delle best of, non è detto che torni, non è detto che torni a tormentarti. Può essere davvero la chiusura di un capitolo e l'apertura di uno nuovo. È un po' anche il motivo per cui questo Last Chance lo vivo con una certa apprensione, con un certo pathos. Dopotutto stiamo andando a designare altri due rappresentanti per l'EMEA al Champions, che non è una cosa da poco. E può anche arrivare un colpo di scena incredibile, anche perché, ripeto, l'anno competitivo di Valorant a tutti i livelli è stato costellato di colpi di scena. Non mi sorprenderebbe poi così tanto arrivare alla finale di questo torneo e leggere, che ne so, Giants Koi, per esempio, come finaliste. Non sarebbe poi così folle, un po' per quello che hanno seminato i Giants, un po' perché comunque i Koi hanno tutta la motivazione dell'underdog che ha una grande organizzazione dietro e che è andata male durante lo split e che ha dovuto per forza di cose ricostruirsi per rimanere all'altezza delle aspettative della fanbase. Dall'altro lato potresti andare invece a bacchettare un po' col tuo pronostico i Navi che sono andati così male a Tokyo, potresti parlare dei BBL che sono un po' la forma rarefatta dei FUT, Carmine Corp purtroppo, signori, davvero diventa difficilissimo credere in qualche loro upset durante questo torneo. Li abbiamo spesso anche stuzzicati, presi un po' in giro durante, non i broadcast di VCT, ma i broadcast di Rinascimento, lanciando ai nostri giocatori italiani la sfida contro i Carmine Corp e chiedere se anche sarebbero, secondo loro, stati in grado di vincere. Io mi ricordo che tu dissi una volta, Lomba, quante ne vincereste contro i Carmine Corp? Fammi un numero che lo vedo. L'ho detto. E quindi, boh, bisogna vedere se poi effettivamente questi Carmine Corp riescono a rompere questo pronostico di chi dà già fuori. Senz'altro i Carmine Corp comunque vada a questo torneo. Oddio, se si qualificano dobbiamo iniziare a parlare di un upset, di un upset enorme, e soprattutto di una squadra che qualcosa quindi aveva sotto. Ma di base dai Carmine Corp mi aspetto un rebuild grosso in ottica 2024, anche perché la notizia dell'arrivo dei Gentlemates in VCT EMEA 2024, quindi un'altra organizzazione francese, un altro derby, metterà un pochino di pepe alla stagione dei Carmine Corp, che non possono fare un altro fondo classifica ingrato come quello che è stato nello split scorso. Ricordiamo che per dei Fnatic con il differential di round in positivo a tripla cifra con 101 c'erano vicini, ma al polo opposto i Carmine Corp con un meno 93 e un 2-7 in campionato. Quindi idealmente un'organizzazione del calibro dei Carmine Corp, perché chi ha vissuto sotto una roccia è una delle mie organizzazioni del League of Legends europeo, non quello di franchise naturalmente, ma nell'ambito delle RL, fa veramente male vedere la fondo classifica qui, una volta che nel franchise ci arrivano. Ma io, guarda, faccio un altro esempio. Su Rocket League al Major di Boston sono arrivati in top 3. Quindi vuol dire, è come se fossero arrivati top 3 in un Master. Insomma, penso che l'idea di aver creato un roster full francofono, a livello di lingua, sia un'idea molto interessante. D'altro canto, bisogna anche scegliere i giocatori giusti. La mancanza di un duelist ti fa arrivare lì e dire, ok, puoi realmente giocare senza un duelist? La risposta è no, o almeno non c'è nessuno che può prendere e dire, ok, tiro fuori io le 30-40 frag a partita, una volta io, una volta te, una volta l'altro, alla fine facciamo una serie e portiamo a casa qualcosa. Il duelist serve tantissimo, si è provato a mettere Omen come falso duelist, come se fosse un falso 9. Diciamo che non sei il Barcellona in questo caso e la soluzione è stata un fiasco totale. Insomma, qui stiamo anche forse, e io sono il primo, mettendo troppo pepe in senso negativo, perché siamo rimasti così scottati in negativo da queste squadre. E in questo torneo ci sono i BBL che sono, secondo me, la squadra a tenere più sott'occhio per quanto possono essere migliorati. C'è il discorso dei Navi, perché i Navi comunque sono arrivati in top 4 al VCT EMEA e poi al Master è andata come andata, quindi comunque un discorso di Redemption Arc. Erano arrivati in top 4 in Brasile. Top 4 in Brasile, stiamo parlando dei footballist, che, no, come dei Giants, che anche lì sono il secondo seed, vuol dire che se non c'erano loro, se non c'erano i Navi, se era una cosa sola di vita fra di loro, e c'erano i Giants come primo seed. Quindi sì, si parla veramente di come queste due squadre, insieme a BL, siano le squadre
più rinomate. E guarda, dall'altra parte dici, diamine, però dall'altra parte è come avere Scapoli ammogliati e dall'altra c'è il Benevento e il Sassuolo. Sono squadre comunque belle, organizzate, che sappiano quello che si fa. Vedremo questa serie cosa succede. Vediamo, io se non altro, guarda, da romantico ed appassionato poi delle leghe che portiamo su questo palinsesto, io faccio un po' mi affeziono poi a qualunque club, a qualunque organizzazione che ci troviamo a commentare sul lungo termine. Impossibile, arrivi a apprezzare davvero ogni sfaccettatura, a sperare nell'esaltazione di chi è al fondo e sperare magari anche nella sfida a chi sta sopra, in modo da accorciare la classifica ed elevare l'intero movimento. Però in questo campionato viene davvero davvero difficile prendere le difese fondamentalmente solo, mi sento di dire, di Carmine Corp ed Heretics, perché per tutti gli altri abbiamo tantissimo da trovare di buono. E di nuovo, anche in realtà per gli Heretics c'è l'innesto di un giocatore nuovo e questo ci porta a tifarli particolarmente, proprio perché noi viviamo, io De Truren in particolare, sulla nostra pelle il circuito delle VRL, quindi siamo solo che entusiasti di vedere già un passaggio dalla seconda divisione alla prima divisione, quindi tiferemo senz'altro Benji dal profondo del cuore. Dei Carmine Corp io mi auguro davvero che gli arrivi questa pressione. Lo stesso discorso che vale per i Koi vale per loro. Sono uno dei club più seguiti in Europa e al mondo di eSport, a prescindere dalla disciplina che si tratti. Hanno un'organizzazione gigantesca dietro, con un baccone di tifosi appassionatissimi che riempiono i palazzetti ogni qualvolta che ce n'è l'occasione. Vogliamo dei Carmine Corp competitivi. Se non proprio durante questo last chance, l'augurio è che innestino una nuova marcia in occasione del 2024. Qui io lo faccio chiaro il mio pronostico, te la dico la classifica. Se vuoi unirti a me in questo pronostico, fai pure. Etru. Parto io. Io credo in un upset. Vai pure tu allora. Allora, secondo me Carmine Corp e Koi non passeranno questo turno. Ok. E si vedrà i Giants passare e invece i Navi scendere giù in loser bracket. Ti parlo di oggi e domani, poi dopo ne vediamo. Io ti dico come finisce secondo me la top 4. E secondo me la top 4 finisce con in lower final eliminati i Natus vincere, con i Giants che procedono alla grand final e dall'upper bracket rimangono i Giants. Quindi con dal lower poi l'upset vero è nel lower. I BBL eliminano i Natus vincere e vanno in grand final e fanno Giants e BBL al last chance. Full upset. In realtà no, non full upset perché i Giants nelle due te le immagini. L'upset però è di quella che sta più sopra delle due. Allora signori, siamo pronti finalmente per iniziare questa giornata. I Walk-in sono lì per voi. Benvenuti al last chance qualifier del VCT EMEA. Allora andremo a vedere finalmente il derby spagnolo, quello fra Team Heretics e Koi. Signori, ora voglio vedere il map veto, perché in questa bio 3 se ne vedranno delle belle e a mio modo di vedere potrebbe arrivare delle map che non ti aspetti. Probabile, molto molto possibile. Sono squadre che comunque devono in qualche modo reinventarsi, ricreare un pool, ricreare delle sinergie, ricreare anche addirittura legami tra giocatori nel caso degli Heretics che vanno a presentare Benji. Quindi tutto può succedere. Se potessi vi reciterei
E il mio cervello, il caldo. Vi reciterei tutto il map pool di entrambe le squadre, ma ve lo risparmio, ragazzi. È passato veramente un sacco di tempo. È passato un sacco di tempo. Non sono squadre che sono andate bene durante il VCT EMEA. E quindi più una squadra va peggio, più è ballerina anche sulle mappe che dovrebbero essere i loro punti di forza. Vi risparmio tutto lo snocciolamento di statistiche. Caliamoci per queste prime due giornate, almeno per queste prime giornate, con il primo round di eliminazione diretta e il primo di double elim, in un contesto che dobbiamo capire è nuovo, è diverso. Tutte qui sono chiamate a raggiungere le squadre già qualificate e quindi in qualche modo ad attuare un'evoluzione, un miglioramento. Koi scelgono di andare su Fracture, dove hanno il 33% win rate. Per esempio, mai visti su Fracture, mi sa. No, allora, i Koi, gli Heretics si sono visti due volte e persa due volte. Gli Heretics sì, contro i Koi. No. I Koi hanno vinto contro gli Heretics su Fracture. Wow. 7-13. No, vabbè, è dati sotto. Quindi, io te lo dico, non ho aperto niente. Cioè, sapendo davvero che questa è la giungla, è il Far West, non ho aperto niente. È bello, la cosa che mi fa più paura. È per la cosa che mi fa più paura, perché i Heretics hanno il 33% win rate. Sì, dall'altra parte l'hanno giocato una volta, però l'hanno vinta. E l'hanno vinta contro il BBL. Quindi. Io ho twittato, Tru. Hai twittato? Io twitto. Lo dico, lo metto nero su bianco. Sono stufo di fare i predict mid broadcast nel fuori onda con te ed Ixid e poi non avere le prove tangibili della mia onniscienza, della mia sfera di cristallo. Quindi lo twitto: Sims and getting a lot of mid broadcast predictions right, I'm gonna leave a little prediction right here, Giants and BBL to Champions. Questo è il mio tweet. Dov'è? Non lo vedo. Hai già cliccato adesso. Scusatemi, andiamo. Popolo, però io qui devo twittare anch'io per ricordarsi quando BBL e Giants, anzi scusami, le cose vanno fatte per bene, sono usciti al primo game utile ognuna. BBL E Giants. Premetto una cosa, io per il pubblico del VCT EMEA di Val League ID sono stato un enjoyer di BBL di lunga data, quindi faccio anche un po' di tifo ad una squadra che secondo me è underappreciated e che ha fatto del buon Valorant. Comunque Agent Select con, ricordiamo, la partenza in attacco su questa Fracture degli Heretics. I Koi hanno selezionato la mappa e quindi non spetta loro la scelta del side. Composizioni abbastanza tradizionali, un po' di pepe qua nella Viper Omen lato Heretics, e nella formazione dei Koi abbiamo il Breach a discapito del secondo controller. Poi c'è sempre Sky, la sentinella titolare è il Cypher, il monoduelist è Raze. Allora, ok, implicazioni quindi di queste comp? Sicuramente gli attaccanti, quelli che giustamente partono in attacco, gli Heretics, che giocheranno almeno 12 round a quell'ALF, vanno a beneficiare di una comp che si nasconde molto bene dietro al muro di Viper e dietro alle smoke ricaricabili di Omen, per variare un po' il piano d'attacco, per muovere la difesa e colpire laddove c'è uno scompenso di uomini a protezione di un site. Per quanto riguarda la composizione dei Koi, un pochino più di struttura, un po' più di stopping power. Chiaramente però non sono così agevolati nella manovra di inserimento in attacco, quindi quando probabilmente con la menta preme col suo pugno sul tablet per rilasciare le smoke, quello è il commitment per entrare in site. Non hanno l'opzione di fare queste finte e controfinte che invece gli Heretics hanno. Non per questo sono una brutta comp, anzi vi dirò di più, la comp dei Koi mi piace di più, è un pochino più versatile. Per quanto riguarda invece il lato Heretics, devono per forza di cose vincere, magari anche di 3 round di margine, la fase d'attacco. Allora siamo quasi pronti, vediamo i giocatori che stanno continuando un po' a muovere i loro mouse per riscaldarsi, tenersi caldi. Il Breach mi piace, il Breach mi piace tantissimo, perché quando non hai comunque dalla tua un Sova, Breach con la sua Aftershock in delle posizioni può andare a distruggere anche la Lockdown, e quindi sarà molto interessante. Apparentemente siamo tornati al Colosseo, siamo tornati a Spot de Susi, già spottata la admin italiana. Ragazzi, devono stare molto attenti. Secondo me il problema è che avere Breach aiuta così tanto ad entrare, che è un plus rispetto a Viper. Viper la vedo bene su Per, la vedo bene su tante mappe, anche per fare retake, soprattutto sì. Retake che sta prendendo un po' piede come approccio, quello del liberare C, liberare A molto platealmente e poi andare a riprendere con un Breach il sito, non è male. Poi non dimentichiamoci che con la scelta del Cypher
un grado in più di initiation, nel senso di presa di info, quindi di recon initiation, la puoi andare ad avere. Ricordo con grande affetto, durante il Masters di Tokyo, un certo Forsaken a giocare Cypher su Lotus sembrava Sova, sembrava di avere una fade in più. Quelle telecamere erano degli haunt tirati a tradimento sulla difesa, ne rivelavano la posizione e davano a dare un altro layer di informazioni all'attacco. Io, grande fan del Cypher su questa mappa, come su Lotus, e di conseguenza credo che non mancheranno i fattori di informazione attorno al quale disputare il round. Mi incuriosisce la scelta del doppio controller, presterò particolare attenzione, perché comunque Viper ha sempre quell'attitude un po' da sentinella che le dà un fortissimo stopping power, soprattutto sull'A-site. Io gioco Viper e uno dei miei setup preferiti è sull'A-site, con il muro a tagliare i main, la smoke messa su drop. Puoi anche fare il contrario, c'è una smoke one way terribile sulla lobby di A-main, con il muro che puoi invece usarlo per tagliare dish drop, e devo dire fa un lavoro da sentinella su questa mappa. Quindi comp molto molto valide, entrambe molto valide, non ci sono scompensi forti, non ci sono preferenze personali che zavorrino l'efficienza della comp. Molto fan di queste due. Sono già pronti a ruotare i giocatori dei Koi, hanno sentito l'aggressione da parte degli Heretics, che sono già all'interno di Tower, hanno già preso gran parte di mappa, possono andare a piazzare la Spike. Mixo del 34 HP, basso di salute, allora anche a Vova si mette nella stessa posizione, va a piazzare la Spike. Wolfen primo sangue, arriverà anche il sound, non temete, eccolo qui evocato per un 3 contro 3 ora, con Benji che trova la kill, la sua prima kill da pro di tier 1. Benji 2 su coldamenta, poi un'altra che arriva, Vova molto bravo, rimasto solo Shadows e viene preso alla testa da Kelox. Primo round vinto dagli Heretics. Benji fa un bel round da subito, Due kill, sarà gesticolando, non so cosa stia dicendo. Sono due kill che pesano, sono due kill che fanno la differenza tra l'uomo di svantaggio, il tornar pari, l'andar sopra. Probabilmente dedicheranno un po' di tempo anche alla sua prospettiva, che è quella di Wolfen, che ha trovato a sua volta due kill. Ma poi Benji quasi da entry fragger qui a tenere botta sulla zona del B-Main, fa due kill sui difensori che stanno ruotando dalla zona di generator e tiene in piedi il terzetto dei suoi compagni. Staxo lancia la sua Guiding Light, ma di risposta gli rimanda una Guiding Light dietro. Vogliono essere sicuri che il giocatore non abbia avuto la malsana idea di rimanere vicino a Dish. Allora si rimane in attesa, piano piano ci si sta muovendo sempre di nuovo verso B, sempre per andare alla presa di Tower. Sembra questa l'idea da parte dei giocatori degli Heretics, scelta che secondo me è molto interessante. Kelox trova anche la prima. Wolfen con la telecamera controllerà, vede il muro di Viper alzarsi. Wolfen quindi decide di controllare dall'altra parte con la short in mano, è pronto a sentire quella rope attivarsi. Sentono le nade volare sopra le loro teste, devono farsi strada. Wolfen non si fa passare, poi ovviamente si va a schiacciare nella zona di Tower un pochino più distante, nella lotta che diventa a medio raggio anziché corto. Alla meglio Kelox. Guiding Light subito per controllare, bravo Vova, prende il primo, continua a swingare piano piano il secondo e anche il terzo. A Vova chiude così 2-0 Heretics. Ok, non senza qualche sudorino, posizione molto sneaky di Wolfen a complicare un po' il round, però azione irruenta di Kelox non consente alla sentinella avversaria di andare addirittura a prendersi un'arma e di gettare nel panico la formazione avversaria. Fa comunque del buon chip damage con la shorty, dei colpi, dei pellet di quel colpo di shorty comunque connettono anche su Kelox, però qua la grande pulizia meccanica, grande gestione dello spray da parte di Avova, non si impanica, non va a rendersi prevedibile con la sua posizione, sempre dritto in piedi sulle gambe, sempre a strefare sinistra-destra, a tripla, indisturbato. Però dall'altra parte i Koi finalmente possono comprare, stessa cosa ha fatto Benji, dato che aveva la ghost dalla sua, può avere tanti crediti per salvarsi. Trax vede la molly piazzata da Viper proprio lì e poi vede anche arrivare un altro Utilities.
piano piano stanno provando a capire come muoversi di nuovo su B. Sembra che A sia oggetto mistico per gli Heretics. Per il momento sì, non hanno alcuna intenzione di esistere da quelle parti, eppure da quelle parti che si è visto Wolfen allestire il suo setup. Forse credono in un discorso di mind game dove Wolfen ha finalmente cambiato direzione. No, lo trovano ma lo tarano anche. È un uno per uno. Poi anche la showstopper da parte di Kellox, vedrà l'avversario e subito la risposta di Kellox su Shadows. Si è anche preso l'onda d'urto però. Va bene, l'importante è uccidere, ricordatelo. Quando hai quella ultima, importante è uccidere come ha fatto Trax. Ora, attenzione che ovviamente blocca l'avversario. La spike è stata presa, andrà a piazzare anche la spike a Vova. Rimasta solo contro due, può giocare in torre. Va a fare un lungo wrap around. Si fa addirittura sentire cadendo da tower. Secondo me ovviamente lo avrà nel mirino presto. Così è. Tolgono tre armi, spendono anche la showstopper di Kellox. Non da capogiro, non da capogiro questo attacco. Poteva benissimo risolversi un po' meglio di così. Soprattutto con tutto quel terreno guadagnato Kellox, non era davvero il caso che si facesse saltare in aria in compagnia di Shadows. Avesse mantenuto la posizione anche con una manciata d'HP avrebbe complicato e di parecchio il retake. Allora 2-1. Comunque ora potranno comprare veramente del tutto i ragazzi del Team Heretics. Questo è il round dove si inizia, il round dove devi avere il power up, come ci fa vedere la grafica. Abbiamo il Neural Theft from the Shadows di Evova. Insomma, qualche cosa abbiamo. La showstopper, come detto te, è utilizzata sfortunatamente senza grossi risultati. Boo era pronto a prendersi subito l'aggressione di nemica, che sembravano già molto aggressivi. Benji, finalmente si va verso Dish, prova con la telecamera, prova a capire, non c'è nessuno. E allora ci pensa Trax, che in wallbang, e poi un colpo dritto in testa. Attenzione adesso al snowball effect, mentre compare a schermo una sovrimpressione un po' ingombrante. Via Benji, via Starkso, Mixwell con una manovra avvolgente lunghissima, tanato però da un consapevolissimo Shadows, raggiunto da una molly, mentre Trax continua a approfondire sul sito il suo retake personale, tagliato fuori adesso Mixwell che sacrifica qualche punto vita, trova una buona linea di tiro, difficile il retake, 3v3. Non ancora plantato in realtà, retake sì, non è. Devono plantare ora. C'è Trax che sta guardando all'interno del sito, provano a sparare senza grossi risultati. Spike che viene piazzata ai giocatori di Heretics, quindi sono crediti extra. Mixwell ha una posizione molto buona e perde il fight. Giocando molto bene, spray controllato. Solo Vova, solo Wolfen. Lo sanno l'uno l'altro dove si trovano gli avversari. Sara Vova trova questo round. Importantissimo punto. Stava per compiere un miracolo Trax in solitaria con le due kill d'apertura per i suoi, quindi commitment comunque di risorse importante. Vincono un solo full buy Koi prima di essere subito ricacciati indietro. Azione di Mixwell davvero fastidiosa per quanto Shadows l'abbia intuita. Avere ancora la spina nel fianco di quel Mixwell in avanti poteva rivelarsi come chiave del mid round, ma no. È stato un trio ben disposto, Wolfen tra i primi a fare una buona azione di hold delle posizioni per iniziare il retake, però poi si riduce tutto lì a quell'1v1 con Avova. Ancora una volta trova delle uccisioni cruciali, ormai credo sia ampiamente sulla leadership della scoreboard, no? Non lo so, eh. Mi sa di sì, mi sa che Avova sta fragando veramente duro. Tarso viene flashato, allora decidono di fermarsi. Meglio non rischiare. Meglio non andare nelle fauci del leone. Eh già. Anche perché hanno un attacco con cui possono permettersi di muoversi, no? L'abbiamo detto prima. Hanno comunque le ricaricabili dell'Omen, hanno un muro che con questo tipo di approccio puoi anche usare per fintare parecchio di più. Cioè, con posizioni in cui il tuo unico controller è Viper, naturalmente ti obbligano a giocare around quel muro. Ora si muovono pronti con i Seeker per controllare, dove sono gli avversari. Wolfen verrà visto, naturalmente questo è un eco, quindi è facile poi andare a battere l'avversario. Provano a togliere altri Seeker, ci riescono.
ma nel frattempo la Spike va online. Colpaccio di Mixwell, testa a testa. Dalla zona di lobby rilascia una raffica in direzione di Corda e sono due. Doppio uomo di vantaggio in aggiunta a quello già creatosi prima. E ormai è cosa fatta. Abbastanza. Direi anche abbastanza perché qui i ragazzi degli Heretics hanno già fatto di tutto e di più. Naturalmente Shadows andrà a morire. Stessa cosa vuole fare Stazzo. L'idea è quella. No, non moriranno sotto il colpo della Spike, ma invece cadono sotto i colpi di Benja e Mixwell. Comunque in grano parecchio bene anche il fatto che arrivi a questo punto, per quanto contro un'economia acciaccata, non è cosa immediata, soprattutto se arriva con tale pulizia round, anche per tenere alta l'economia, per avere più cartucce da spendere negli scontri più serrati, dove saranno full buy versus full buy. È un buonissimo modo per aprire la mappa, soprattutto perché, ricorderai anche lì cosa avevo detto durante il... durante la selezione agenti, è una composizione con la quale vuoi distanziarti in attacco. Vuoi prendere quei 3-4 round di vantaggio per vivertela serenamente. Non è facilissimo girare la comp dei Koi con lo stopping power che si ritrovano. Non sarà facilissimo quanto con doppio controller per i Koi attaccare con la menta, però con l'orbitale trova Mixwell e toglie opzioni a questo attacco. Bogo che arriva, granata lanciata senza grossi risultati, Gunning Light per bloccare. A Vova si prende il retro. Allora si muovono Wolfen. Trova comunque la kill. Cade anche Starxo. Anzi, Starxo ne trova due. Chiedo scusa. Starxo è quello che trova le kill. È rimasto solo Kelox. Poi finalmente un altro round in saccoccia. Adesso tocca un rebranding di questa... di questa difesa, perché arriviamo veramente per uno scivolone di Mixwell, secondo me, a questo punto qua. Chiaramente si sarebbe trovato tagliato fuori da solo, ma meglio individuare l'orbitale che ti taglia la strada, fermarti e provare a sparare, magari ci scappa pure un 1x1, magari ci scappa pure un 1x2, che non arrivare a venire falciato direttamente dall'orbitale. Una piccola svista, non prende benissimo le distanze Mixwell, errore che gli si perdona. Ma i Koi senza l'espediente non... rischiamo di non essere nuovamente in controllo del round. Poi ovviamente qui sei qui, ma non ci si fa i round di Valorant. Però finora i Heretics mi danno l'impressione di essere autori e distruttori dei propri successi, con i Koi a inseguire in fortissimo affanno. Vediamo se con questo round, che è un altro round di full buy versus full buy, i Koi riescono a dare veramente l'impressione di essere sul pezzo. Cosa non facile, comunque stiamo difendendo su Fracture. Provano a uscire, Kalox riesce a vendicare sui due compagni che non stavano guardando da quella parte anche gli Shroud Step per permettersi di muoversi. L'azione, Shadows non ha avuto la mira migliore. Avova può andare a piazzare la Spike, granata lanciata per rallentare i giocatori che prendono da dietro. Seekers avviati, Kalox 40 HP, siamo a lui, solo Avova. Un'altra flashpoint da parte di Shadows. Guiding Light vogliono provare, vogliono andare oltre, ma qui stare molto attenti. Starxo, il timing è quello buono, poi lo spray di Avova non proprio perfetto, va a flashare gli avversari, anche una buona faultline per rallentare il giocatore nemico, prova a piazzare la smoke, prova a sparare Starxo, tutto Starxo. C'è gran bisogno di questo punto per darci un segnale, e tra l'altro si fa molto in fretta a parlare bene di quest'alf difensivo una volta che arriva al quarto o il quinto punto, quindi attenzione che quanto sembrava buono il 4-1, tanto ci sembra ora buono il 3-4 per i difensori. È così, quando una mappa è polarizzata, quando da una mappa ci si fa forti aspettative per la riuscita di uno dell'altro alf, veramente ogni segnale in direzione opposta va preso con il giusto rispetto e con le giuste considerazioni. Tanto che il timeout degli Heretics non si fa attendere. Compreranno ancora? No. Hanno Sheriff in due, non ci sono i crediti per fare di meglio che un fucile scudo piccolo per Avova, ci sono i crediti per scudo integrale addirittura nel caso di Mixwell, ma in un rapido 1-2... segnale che arriva anche un po' fortuitamente con l'orbitale scagliata su Mixwell che non si scosta per tempo e prende la prima morte, ecco che improvvisamente la partita è apertissima e anzi sembra sorridere ai Koi. È così.
Quindi il timeout da parte dei ragazzi degli Heretics è più che normale, anzi coach degli Heretics è più che normale. Vuoi un attimo bloccare il momentum dei Koi che stanno vincendo i round grazie al loro gioco di squadra. Poi che ora dovranno premere sull'acceleratore, devono riuscire a riprendere altri round, perché ricordiamolo, sono in difesa, sono coloro che sono nella parte di mappa peggiore in teoria. No. Sfumature dovute alle comp, sì, però snocciolandola molto velocemente, ribadisco, attacco di Heretics che dovrebbe raccogliere un pochino più che la rispettiva difesa. Koi più equilibrati, se gli Heretics non finiscono su un 9-3, forse anche un po' ottimista, almeno 8-4, però 7-5 sarebbe già tirato. Potremmo parlare di un half complesso in seconda battuta per loro. Kellogg's finalmente si vede, compare nel kill feed con una gran doppia. Sono due con questi Neural Theft utilizzati. I ragazzi degli Heretics hanno il totale controllo di mappa in teoria. Infatti vanno per piazzare la spike, lo faranno senza problemi. Dall'altro lato il retake è molto difficile, andranno a passare flashpoint con la menta, lo prende fuori posizione, poi con la sceriffa Vova. Attenzione qui, il primo, non il secondo. Shadows ha avuto una meglio, lo vede, lo colpisce Benji. 2v1, rimasto solo Shadows, che dovrebbe essere chiuso tra poco dall'ultimo giocatore. Ci pensa Benja, che da top fa kill. Lo sorridente, molto concentrato. Un ottimo game finora. Ambedue le squadre stanno facendo vedere lampi di quello per cui la comp brilla. Versatilità dell'attacco, solidità della difesa. Gameplay puntuale da entrambe le squadre finora. Intuizione perfetta di Benji, che trova anche un timing col quale Shadows non può fare molto. Stava guardando alla propria sinistra in basso appena giù da drop. Era invece arrampicatosi sul top site il Sentinel, in questo caso degli Heretics. A Vova, primo sangue di nuovo, e dovremmo dare decisamente un'occhiata alla sua scoreboard. Sta facendo un eccezionale lavoro. Questo anche in realtà quello che vuoi vedere da parte dell'Omen, una volta che è lo smoker secondario. Vuoi soprattutto in attacco che si prenda queste pressioni in avanti, questi shrouded step, queste flash. Goldamenta prende un buon timing a Mixwell, che va il crosshair nel muro. Dobbiamo stare molto attenti, Koi, perché qui Heretics hanno il totale controllo del sito. Anzi, Kellogg's sta prendendo ancora di più. Se riesce a trovare il timing quello giusto, quello buono, potrebbe essere letale. Infatti, il primo arriva e qui ritorna indietro. Trovi la kill, Freezy. Trovi la seconda e non Freezy, perché era pronto per il terzo. Wolf dall'altra parte trova la kill. E sapendo la posizione nuova può swingare. Non so se ho mai visto Kellogg's così disteso. Di solito in stagione di VCTMA era un po' la 1v9 machine che finiva col doversi strizzare l'asciugamanino dal collo a fine partita. Se non entrava lui, difficilmente entravano in partita i suoi, ma è un altro vibe, assolutamente un altro vibe, con Benji che sta portando un grosso contributo a livello di gunfight, Avova perfettamente online, e quindi Kellogg's che può danzare sul filo come ama fare. Sembrano aver trovato il proprio nirvana, questi Heretics. Presto a dirsi, si tratta comunque di una sfida che per Power Rankings è già per forza la più morbida che affronteranno nell'arco di questo torneo, però l'affrontino con questa personalità non era assolutamente da darsi per scontato. Direi che è un bel primo game finora. Curioso di vedere gli aggiustamenti che attuerà in difesa Barbar e soprattutto come le squadre agiranno a scambio di side, perché lì bisogna trovare grande sinergia per far funzionare il tuo duelist con anche il supporto del Breach. È sì una serie di utilities in più, ma che va utilizzata propriamente, se no è semplicemente molto meglio giocare col doppio controller che setta roba per terra, e anche senza trovare i timing giusti hai da dare più grattacapi alla difesa. Mentre per quanto riguarda poi il passaggio in difesa degli attuali attaccanti, voglio proprio vedere quella conversione di Mixo alla sentinella, e soprattutto voglio vedere quanti scenari avremo di Benji roccaforte che in 1v2, 1v3 regge il site e agevola la rotazione dei suoi compagni. Per il resto non c'è molto che differisca, l'abbiamo già detto, sentinelle
che stanno in qualche modo già facendosi vedere più di quello che mi aspettavo. Wolfen con la difesa, Coriacea, adesso addirittura il Judge in quel di Tower, che è stato dei protagonisti dei primissimi round con la sua shorty anche in Tower, e Benji che dal primissimo round aveva trovato quella doppia per agevolare visto l'antieco. Galox è dentro, vede la telecamera, ma è quella del suo avversario, la distruggerà probabilmente. Wolfen tenta di scappare, deve rischiare il momento e il timing e la rotazione del suo mouse non sono state le migliori. Un'altra volta gli Heretics sembrano già pronti a piazzare la spike. Controllo del site, naturalmente non vuoi andarti a esporre prima di aver un bel ventaglio di crosshair placement differenti. Avova non sta sbagliando uno scontro a fuoco. Una volta però entra girato nel crosshair a Starsu, che era rimasto paziente. Coldamenta libera un'altra orbitale, trova un'altra kill. Finora 100% di conversion su una kill per le sue ulti. La spostano Benji. Allora adesso Benji rimane lì con tutti i suoi compagni. Arriva anche l'utilizzo della Guiding Light, non proprio fortunato. Starzo, anche Shadow scade, ne trova forse uno, nemmeno quello. Capotreno Benji. Ho la sensazione che questa partita sta prendendo il largo, ma naturalmente stiamo parlando di Fracture. L'attacco è buono per i ragazzi degli Heretics. La partita non è bene, dopo. Un po' di brividini me li ha fatti provare col lamento, perché la posizione che aveva preso Starxo era difficilissima da leggere e non sorprende che Avova venga così sorpreso. Poi, timing ineccepibile per la ulti di Coldamenta, che costringe al plant in cambio di kill, e da lì però doveva assolutamente chiudersi il retake, non fosse che stavano appunto scontando degli uomini di svantaggio i Koi e che non avevano fatto altro che pareggiare i conti. Altre kill con Benji Capotreno, Mixwell che a rimorchio dà il via per la ripresa di torre e siamo su 7-3. Darso trova il primo, i Seeker subito per rallentare. Granata che poteva essere letale, Smoke lanciata per non avere un follow back da parte dei giocatori avversari. Non riesce a colpire con la sua ultimate e qui Benji, rimasto di lato, viene ucciso, capovolto, messo al tappeto. Stanno accettando un po' la lotta nel fango tutti quanti, non un bel round di Valorant devo dire, soprattutto per gli Heretics che stavano controllando a livello economico il round, trovandosi contro uno Spectre e una Sheriff. Kellogg's però tiene la spraiata fino in fondo, trova almeno una kill. 4v2. L'azione che sta arrivando, attenzione alla smoke. Avova potrebbe perdere questo fight, no, si nasconde qui insieme a Mixwell. Dopo aver trovato la giocata a Boba, attenzione qui, attenzione, perché non sanno della posizione di Mixwell, non sanno della posizione di Mixwell. Prova ora a girarsi lo stesso Wolfen, ma qui non lo so se ha la meglio oppure no. Trovano la kill, prova ad aprire, prova ad andare di là Wolfen. Eh sì, qua è da bacchettare un po' gli Heretics per il commitment a questo scontro al buio. Decidono di prendere proprio a testate questa zona di A-Main. Non hanno nemmeno fatto, secondo me, un uso chissà che incredibile delle utilities, perché dietro alla granata Trex, che ha liberato completamente la zona, è arrivato anche un Seekers di Starxo, secondo me non necessario. Eppure hanno voluto a tutti i costi tenere quella posizione, tenere quello scontro a fuoco attraverso la smoke in cui hanno committato 8 caricatori per finire a fare il gioco di una squadra che gli era sotto ad economia. Se avessero rapidamente liberato quella zona, preso atto della posizione difficile da rimuovere di Starxo, che era arrivato praticamente in spawn attaccanti, avessero semplicemente percorso verso B, si sarebbero dati qualche opzione in più. Lo dico ovviamente da narratore onnisciente, probabilmente a quel punto nella testa degli Heretics è scattata la necessità di lottare per quel centimetro di terreno, non sapendo che sarebbero trovato altrove. Kellogg's ha battuto da Trex grazie anche al Wire. La Vova di sotto, Benji 1, Benji 2. Allora è una theft, si vola 2v2, sarà la posizione degli avversari. Puoi giocare intorno a quest'ultima smoke piazzata anche da Vova. Arriva il doggo. Sono dietro alla Guiding Light, magari trovano anche un buon timing sugli attaccanti in entrata da tower. Vediamo se
Starks ci azzeccherà. C'è sempre la possibilità di andare a fare questa azione di droning con la finta addirittura, ok? Lo fa in un punto che non lascia indicazioni sull'atterraggio di questa From the Shadows. Rimangono in posizioni neutre, guardano A, guardano B, ma non committano ad una posizione in cui potrebbero trovarsi sorpresi nell'uno contro due. Stark seconda menta, molto disciplinati. Ora però verrà rivelata loro la posizione di questa spike attraverso il plan di Avova. Sì, sì, infatti anche Stark lo sente, rotazione veloce da parte di Coldamenta, non ci sono più ultimate a disposizione per nessuno di queste due squadre, non c'è niente che ti può aiutare in più. C'è una molly da parte di Coldamenta che potrebbe essere utilizzata per togliere la posizione, infatti subito, guarda, precisa. Allora Stark ringrazia, arriva anche la Guiding Light per rallentare il take di Avova. 1v2, i giocatori che ora si mettono in posizione. 3-2-1, Stark! E quindi sarà 7-5. Riconfermo quello che ho detto sul 4-3. In fin dei conti, questo half per i Koi non è affatto male. Non è affatto male, si risolve con 5 punti dei i 12 a disposizione. Si va sicuramente a tracciare tanti segni a biro rossa su questo half, non fraintendetemi. Non c'è da stare chissà che felici. Questo di Barbara è un sorriso di sollievo, non di soddisfazione. Poteva essere decisamente peggio la scoreboard. Non ci fosse stata quella serie di scivoloni degli Heretics, sulle orbitali in particolare, che hanno un po' tolto i tempi. Hanno costretto prima un 1x0 con Mixwell che si è fatto sorprendere, poi l'1x1 sul plant in B. E non solo, a parte queste orbitali di cui sono grande fan e su cui non voglio commentare oltre, ci sono state moltissime situazioni in cui gli Heretics, pur avendo la duttilità, la versatilità del doppio controller, sono andati a fare attacchi un po' dritto per dritto, un po' monodimensionali, un po' prevedibili. Quindi non troppo spremuta per ogni goccia del suo valio questa composizione di agenti nell'attacco degli Heretics. Ora vediamo come sapranno costruire i Koi, che sicuramente avevano qualcosina in più in termini di stopping power anche grazie alla presenza del breach, ma che possono utilizzare questo breach per proiettare in avanti ancora più agevolmente l'aggressione di Trax su questa raise. Importantissimo ovviamente sarà il pistol, perché già con quello potremo avere uno scenario di 7-7 in cui sono entrambe le squadre a 6 round dal vincere, ma una delle due è sul miglior lato, l'attacco, e saranno in quel caso quindi i Koi ad avere maggiori possibilità. Oppure, pur trovandosi ora nel lato peggiore di mappa, per la mappa e per la comp, i Heretics ovviamente chiudessero pistol antieco e si portassero a 9-5, eserciterebbero una fortissima pressione psicologica sui Koi. E ora si riparte quindi con il secondo pistol a breve, il pistol più importante, il round più importante della partita. Come disse un saggio, vorrei tanto aumentare i crediti. Come disse un santo, che poi è rimasto il nostro modo di dire, questo è il round più importante, perché da qui poi ti prendi il via e la seconda fase è quella forse che va più per momentum. Molte volte si è visto alcuni team proprio prendere il largo e fare questo strappo che ti permette proprio di chiudere e andare a vincere anche mappa 1, o comunque la mappa che ti sei prefissato. Una gestione qui, in qualche modo scacciano con una Faultline. Però aspetta, hanno scacciato con una Faultline il blitz ai difensori, o i difensori hanno preso gratis una Faultline per poi tornare sulle proprie gambe in sight dopo aver preso l'info? La vedo più così, la vedo più in seconda battuta. Vediamo se addirittura scappa una kill su questo Starks impegnato a scoutare col Doggo. Molto mobile questa difesa, ma fin troppo. Ora si sono trovati nel crossfire. Infatti arrivano 3 kill per i Koi, rimasti solo Mixwell e Benji. Vediamo se Benji riuscirà a trovare una kill. La trova il giocatore neo entrato in casa dei Heretics. Situazione di 4v2, due giocatori alla volta. Trova il primo, ma non il secondo. Il suo sembra averlo potuto fare. Ora Mixwell 3v1. Tutti e tre lo stanno aspettando, sanno della sua posizione. Aspetta con calma.
Sta controllando, vedrà il primo, arriva anche la fault line. Era impossibile vincere questo round. Ok, l'ho detto, il mio disappunto l'ho espresso e lo riesprimo volentieri. Una difesa che aveva trovato un buono scouting sulla zona di Dish, ha poi voluto nello stesso round, dopo aver fatto contatto con degli attaccanti, trovarne un altro gruppo da un'altra parte, andandosi a schiacciare addirittura così in profondità in main. Però, non lo so, capisco che la resa di una giocata del genere è la superiorità numerica, il controllo di, a quel punto, un solo lato di mappa pericoloso che diventerebbe Dish se trovi delle kill sui main. Chi troppo vuole non la stringe, direi che è il proverbio perfettamente calzante per descrivere questo round. Si trovano nel crossfire, si trovano a non poter nemmeno difendere ad armi pari il round, vengono semplicemente asfaltati. Rex trova subito Mixwell. Viper non parlerà più in questo round. E anche il Doggo con le smoke, con la Gunning Light prova a piccare a Vova, ringrazia, che da sotto riesce a trovare un'altra kill. Una kill, la prima di questo round per gli Heretics. Heretics che continuano a muoversi a Vova, 11 HP. Zitto, zitto, lì sa la sa presenza, bastazzo! Swinga bene come Shadows. Abbastanza indolore. A questo punto dovrebbe scappare anche l'arma in più per Starks, esatto, che fino a un attimo fa era inquadrato con in mano una Ghost. Devo dire che questo attacco per ora c'è, non è comunque da poco questo risultato, sono due round delicati, sono due round che arrivano anche per eccesso di zelo da parte degli Heretics, questo è sicuramente vero, ma qui hanno fatto vedere come comunque Shadow sia bello connesso con le sue punte, se proprio vogliamo attribuire al Breach il ruolo del trequartista o comunque del centrocampista col numero 10 sulla schiena, quello che deve un po' fare lanci lunghi per i propri giocatori aggressivi, in questo caso sono... uno, l'utilizzo del verbo al plurale non è corretto, visto che è soltanto Trex e Duelist, visto che non ci sono giocatori col falso Duelist come può essere Avova nei panni dell'Omen per gli Heretics, ma l'asse direi che è bello compatto. Vediamo adesso se un'altra giocata proiettata da Arcade con Faultline proietterà Trex in sight. Entrano shiftando? Sembra di sì, e Mixwell li ringrazia. Poi Mixwell. Guarda qua Mixwell! Mixwell! Ma che gli ha combinato? Mettiamola anche in questo modo. Entrati tutti nel mirino sono bravi, eh? Mixwell ha fatto sì, uno swing meraviglioso, ha fatto un flick fantastico. Ma Koi dove diamine stavano guardando? Koi sono entrati shiftando, non hanno voluto fare troppo rumore stavolta. Mixwell trova il primo che si affaccia un po' troppo generator, prendendo una posizione che ha i suoi rischi, eh. È vero che aveva comunque un muro di visione, la smoke per starsene così avanzato perché B-Main era coperta, ma prende una posizione dalla quale guarda il push d'Arcade verso generator, trova la prima nuca e poi inizia a sparare all'impazzata, trova quattro headshot nel traffico e alcuni giocatori li ha anche acciaccati col suo muro, quelli che l'hanno attraversato alla sinistra. Credo abbia preso anche l'assist sulla quinta kill di Benji. Davvero un round indimenticabile per Mixwell, importantissimo anche per settare un po' il momentum e rimettere gli Heretics sulla scoreboard. Toglie anche armi ai Koi al punto che devono andare concordamente su Bulldog. I Koi che passano da sotto, controllano la zona, si prendono questa orb, quindi Seekers a disposizione. Boh, è una cosa molto importante da fare. Peccato che non sei stato il migliore a colpire. Infatti mette Trex a solo 81 HP, qualcosa di meno. Ora i Seekers arriveranno e subito lì sono pronti a metterti in difficoltà con la Guiding Light, oltre al danno anche la beffa. Stare molto attento che Mixwell, però una bella posizione, eh. Mixwell una bella posizione, viene visto, ucciso. Ora qui, veloci Koi. Non male, eh. Io resto abbastanza impressed dal livello che sto vedendo da questi Koi. Avevo parlato di un possibile redemption arc per loro, avevo parlato di un torneo che poteva riabilitare in qualche modo l'organizzazione in ottica 2024, anche perché da loro non sono per ora arrivate notizie di mercato, è chiaro che i tempi siano
prematuri e in realtà soltanto gli Heretics nel periodo dalla fine del campionato all'inizio di questo LCQ hanno fatto un aggiustamento, però il roster è molto forte dei Koi, no? Quindi in realtà era più da sondare la temperatura del loro gioco in ottica 2024 che aspettarsi reali cambi. Un punto di carattere che mette subito tutto sull'8-8. Trex di carattere se ne sta mettendo anche lui con questo angolo incredibile trovato immediatamente in satchel jump per guadagnare sito. Ora però veloce a plantare, veloce anche a rivolgere i crosshair nelle zone cruciali della mappa. Occhio drop, non si sono visti. Ah, ecco. Oh, no, aspetta. Ok, Bu. Allora, però chi l'ha trovata? No, l'aspetto che sta proprio piazzata, Spike è non piazzata, sì. Eh sì, infatti devo stare molto attenti. Gli Heretics provano a giocare facendo perdere secondi preziosi. Benji ne trova una. Poi Wolfen dice: ok ragazzi, fate il momento di iniziare a piazzarla questa benedetta Spike. Allora la piazzerò io. E qui ora Wolfen giocherà in una sola e unica posizione. Fino a che non arriverà qualcos'altro. Starkso, attenzione alla vita di HP. Cosa vedo? Si girano a guardarsi. Poi 2v3 ancora possibile la giocata. Vova proverà, vince il fight. Eh no, allora qui è finita. C'è il trade che Alox penso stia più intenzionato al save che altro. È un punto niente male, ma finirà qui con il 9-8. Se ne va via, sì. Trex, grande entrata. Un po' lenti i tempi dopo l'entrata di Trex, mi spiego. Non avvengono due delle cose che mi aspetterei quando la tua Raze prende così tanto terreno e ha in mano lo showstopper. O sono appiccicato a Raze e sto cercando di traddarla o comunque tenerla viva, killando. Oppure sto plantando e sto cercando una sorta di wrap around. Magari un giocatore planta subito dietro di lei, al sicuro, in una zona dove non deve temere fuoco nemico, come ad esempio sotto nel sito. E altri controllano rope, provano ad andare a pushare addirittura nella zona di connector. Invece sono rimasti un po' tutti frizzati su sand. Infatti quando abbiamo visto la prospettiva di Trex che liberava la showstopper sulla zona di rope, ho detto oddio, qua colpisce qualcuno dei suoi, qua non sta facendo un uso della showstopper che aiuti i suoi compagni, visto che sono tutti fermi ancora in main o stanno appena adesso esplodendo verso sand. E poi per fortuna lui trova Boo, per fortuna è solo un uno per uno che Boo regala i suoi, perché trova Shadows ma viene appunto bucato da Trex. Un pochino lenti, un pochino forse troppo cauti, col seno di poi però al punto arriva e va tutto bene. Sta agli Heretics timeoutare e cercare di unire i cocci di quello che sta accadendo in questo half. Di base lo sapevo che non sarebbe stato un half facile. Mi piace però che gli Heretics punto a punto sappiano anche prendersi il timeout, perché non si possono permettere una fuga dei Koi qua. Stiamo giocando ovviamente con i Koi sul migliore lato di mappa, con gli Heretics che hanno una comp in difesa non agilissima da utilizzare, non c'è molto stopping power quando ci sono tanti grupponi che ti attaccano on site, devi fare ordine con le kill e non con le utilities. Vediamo se arrivano a trovare una superiorità di gunfight che gli faccia un po' da compenso, ecco, per la difficoltà che la comp avrà. Poi che stanno già prendendo parte di Dish e ora hanno preso tutta Dish per loro. Saremo molto attenti. Classico setup di Viper con ulti. Occhio qua che con la shorty può fare il numero Mixwell. E qui come Trex lo trova, poi anche Shadows. Cadono tre giocatori, prova a uscire Mixwell. Escono tutti allo scoperto, fanno un gran lavoro qui i Koi, Entrano ma rimangono un po' nella periferia del site. Tutti appena sotto drop si controllano che da sand non arrivi un difensore, si controllano che da main non arrivi difensori e aspettano a buttarsi dentro alla ulti di Mixwell. Lo fanno solo dopo aver sfoltito le fila della difesa e questo consente loro di andare proprio a isolare Mixwell dopo aver ucciso i suoi compagni per trovare delle facili kill senza avere ovviamente l'effetto di decay addosso della Viper Spit. Sembrava un round molto semplice, non lo era, ci voleva la giusta disciplina, la giusta pazienza per non finire vittima di questo eco round. Arrivano un paio di kill per Kelox ma viene finalmente tanato, perde anche l'operator, rimangono vivi in tre. Grande round dei Koi questo. Ripeto, non è alto il coefficiente di difficoltà di per sé, è l'intelligenza tattica adottata che mi fa strappare un applauso e che non molti team hanno la disciplina di fare. Guarda come rimangono qui, abbarbicati su drop, aspettando che gli entrino nel crosshair i difensori per poi dedicarsi a Mixwell dentro alla ulti. Molto svegli, mi sono piaciuti. E ora
Quindi penso che questo full buy sia il full buy più importante. Perché sì, sono vicini, attenzione, non è che cioè, con due round pareggiano. Però se vanno sull'11-8, poi in teoria eco, quindi vai 12-8, ecco. Inizia a sentire un po' il peso dei round, inizia a sentire un po' il peso anche della prima mappa. Controllo a costo molto caro anche in termini di risorse di questa zona di Tower Wolfen. Falso twist, ci penserà lui. Quello che faceva Vova dall'altro lato lo sta facendo la sentinella dei Koi a sto giro. E allora Kelox subito a lanciare anche la sua granata. Rolling Thunder da parte dei Koi, pronta da utilizzare. Let's go, si vola. Tutti e tre cadono. Uno, non il due, perché Bu è preciso con il suo crosshair placement. A curare il proprio compagno, Guiding Light. Spike, attenzione signore, non ancora sta piazzata, Quindi attenzione, la fight vinto da parte di Starxo. O dormiente sto game, trova il fulmine con cui chiude questo round. Not bad at all questo half dei Koi. Sapevo potesse essere difficile per gli Heretics, ma parte di me sperava non fosse così asimmetrica la loro partita. Bene in attacco, comunque il value da sentinella di Viper l'abbiamo visto fondamentalmente in una sola occasione, se ci pensi, no? Quel bollino verde, quella zona, quell'unico quadretto in cui Mixwell aveva trovato la quadra nascondendosi tra smoke e muro e facendo un enorme intervento a protezione del B-site. Eppure anche con le cage del Cypher, anche con i positioning che può raggiungere in Shrouded Step a Vova, speravo gli Heretics avessero un playbook di difesa un pochino più creativo. Non puoi schiacciarti on site e aspettare di oldare 1v x in questa mappa. Ti investono come fa Trex ancora stavolta. Poi ci sono anche i Seekers. Questo è un round abbastanza andato. Trex però non fare la pazzia, torna indietro, fatti curare. Bravo qui, boh. Wolfen a 5 HP, l'ho visti ora. Però non sa che dall'altra parte non è Bo, ma è Trex. È finito il round. È finito un altro round. L'ho detto, troppo passivi on site. Non è una mappa su cui puoi andare AFK on site e sperare che sia facile leggere l'inserimento nel sito. Hai troppi lati da cui ti possono entrare. Hai Arcade, hai l'Underpass di conseguenza, anche che fa parte, poi ovviamente sfocia su Arcade, ma controllare l'Underpass ti serve per non finire con l'essere tanato se ti avventuri oltre spawn attaccanti dal lato di B-Main. Hai B-Main, hai Drop, hai A-Main, hai Sand. Le zone neutre a ridosso del site sono tante, e se rimani on-site semplicemente non sai dove rivolgere il crosshair rispetto a tutte queste destinazioni che l'attacco può decidere di intraprendere per attaccare sito. Non mi sta piacendo questa difesa, davvero troppo sferma sulle proprie gambe a non cercare attivamente l'info, anche perché non sono iniziator da Recon, e in generale che si dà poco vantaggio nei gunfight. Crex, che numero che fa. Cioè, qui vedi proprio la differenza. I Koi qui hanno preso, hanno detto ok, siamo in attacco, spingiamoli, pushiamoli, vedrai che loro rimarranno passivi. Non sono più che pesci prendere, perché quando entri nel sito poi o sei bravo nei gunfight e li prendi tutti dal primo all'ultimo, o se no è difficilissimo. Una gran partita Wolfen, si è anche svegliato Trex, e come se si è svegliato Trex, 13-8. Quando quell'alf d'attacco è finito 7-5 ho sentito proprio la puzza di bruciato, ho sentito venire a galla tutte le difficoltà di questi Heretics. Non è buona la prima per Benji, non è buona la prima per gli Heretics. Primo punto Koi. Primo punto quindi per i Koi, 1-0, sono al loro match point. Vedremo cosa riusciranno a fare in questo caso i ragazzi, perché bisogna dirlo, questa partita ha dato delle belle vibes quando erano in attacco, ma quando erano in difesa gli Heretics si vede che non hanno veramente il giocatore che gli permette ancora di prendo spazio e lo utilizzo per la mia squadra. È un po' quello che si diceva anche in Rinascimento. Il duelist è un ruolo così importante, così sull'orlo del precipizio, che basta poco per rendere il tuo team o passivo o troppo aggressivo,
o essere le posizioni perfette, avere le giuste posizioni per non farsi schiacciare, come è successo in questo caso per gli Eretics. Sì, sì, sul ruolo del duelist sicuramente spenderei qualche parola nel tracciare un bilancio della performance degli Eretics, perché non mi è piaciuto Kellogg's, non è stato il Kellogg's dinamico, pirotecnico dello split di VCT EMEA, che spesso neanche è bastato. Paradossalmente oggi ha funzionato molto meglio il contorno alla portata principale, senza che però la portata principale fosse sul vassoio, perché Kellogg's con le sue grandi mechanics, col suo istinto killer, era un po' desaparecido dal server. L'augurio è che sia solo uno degli step prima della forma finale di questi Eretics. Ci si augura prima che sia troppo tardi, almeno fare una mappa, arrivare a mappa 3 con Benji, farlo giocare un pochettino quest'oggi invece di relegarlo subito all'annata prossima. Ricordiamolo, questa mappa, e nel caso finisce l'anno davvero, cioè ci sono forse tornei, che ne so, pensavo al campus season, qualcosina organizzato in collab con Riot. Sì, ma però comunque c'è quello esterno. Che conta è ora, perché vuoi arrivare al Champions, vuoi arrivare lì, certo, e vedremo se allora chi, anzi, vedremo chi delle due squadre arriverà subito dopo la breve pausa.